Ogni anno il campionato decide qual è la miglior squadra d'Italia, ma quest'oggi verrà deciso con il gioco del Re della Collina. Le regole sono semplicissime. L'Inter inizierà in cima alla collina dato che ha vinto l'ultimo scudetto. Le altre squadre invece, a turno, proveranno a battere l'attuale Re in una partita di calcio. Chi perde verrà eliminato, mentre chi vince rimarrà sulla cima della collina. Riuscirà l'Inter a difendere la corona o un'altra squadra prenderà il suo posto? Non ci resta che scoprirlo. Intanto la prima avversaria dell'Inter è probabilmente la Lazio e invece no, è il Torino. Darmian ferma tutto e riparte da Nicolò Barella. L'Inter bene o male è la stessa squadra dell'anno scorso. Marcus Thuram, attenzione, può provare l'1-0! E arriva subito al 15esimo! Inter 1, Torino 0 con Marcus Thuram. Ferma tutto Mkhitaryan. Allora Inter che riparte in contropiede. Lautaro, palla per Nicolò Barella. Davanti c'è Thuram, ma c'è anche Federico Di Marco. Di Marco in mezzo per Thuram! Segna sempre Marcus Thuram! 2-0 Inter! Torino che ha difficoltà a trovare spazio, ma ci prova con Duvan Zapata. Dietro per Ilic, che calcia da fuori. Sommer gli nega il gol. Zielinski, Taremi ancora. Tamese ferma tutto, ma la partita finisce qui. L'Inter vince la prima. Di conseguenza il Torino è eliminato dal torneo. Ma rimangono ancora tante squadre forti in questa Serie A e la prossima è l'Udinese. Federico Di Marco passa palla a Lautaro Martinez. In mezzo c'è Thuram, servito Barella. Lautaro, gran passaggio per Barella, che la mette dentro. E l'Inter è in vantaggio con il suo centrocampista Nicolò Barella. Udinese avanti, attenzione, Lucca davanti a Sommer. Di nuovo Lucca per Tauvin. Non ci credo, l'Inter subisce gol al 52esimo ed è 1-1. Esibue fermato da Cerbi. Allora l'Inter rimane avanti. Barella lunga per Thuram, attenzione, zona tiro. Lautaro, ma dove l'ha messa? Lautaro Martinez. L'Inter ritorna in vantaggio con il suo capitano. E anche se ha sofferto un po', l'Inter vince la seconda partita. Le prime due partite abbastanza semplici, con tutto il rispetto per Torino e Udinese, la prossima è abbastanza complicata, è la Fiorentina. Non so se la Fiorentina sia più forte quest'anno o l'anno scorso. Gran controllo di Moise Kean. Bruttissimo fallo da parte di Acerbi. E infatti l'arbitro assegna il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Colpani. Contro Sommer, spiazzato il portiere dell'Inter. E per la prima volta in questo torneo è in svantaggio. La Fiorentina è avanti. Moise Kean per Biraghi. Moise Kean che prende di nuovo fallo. Attenzione, Kouame! Che cosa sto vedendo? A San Siro è 2-0 Fiorentina. Segna anche qua me. Inter che adesso è sotto di due gol. Lautaro Martinez, Thuram, attenzione, Thuram entra in area. Ma dove l'ha messa? Segna sempre Marcus Thuram. 84esimo, partita che sta per finire. Inter che sta attaccando con tutti i calciatori che ha. Çalhanoğlu, la alza per Mkhitaryan. Barella calcia al volo. De Gea, che parata ha fatto? Tempo di recupero che è finito adesso. L'arbitro fischierà a breve. Non ci credo. La Fiorentina espugna San Siro. E questo significa che per la prima volta in questo torneo c'è un nuovo Re della Collina. E questo Re veste la maglia viola. E non parte affatto male, perché vince la prima contro il Parma e la seconda contro il Venezia. A segno entrambi i nuovi acquisti, Colpani e Kean. Ma la prossima partita è complicata e contro il Milan. Loftus-Cheek, Leao, palla per Morata. Morata calcia! De Gea gli nega il gol. E allora Fiorentina che può ripartire in contropiede con Moise Kean. Mandragora fermato da Reinders. Attenzione, Morata. Morata ci riprova. De Gea ancora. Questa volta la Fiorentina avanti allo scadere. Kean calcia. Maignan risponde a De Gea. 89esimo, Emerson Royal, zona cross. Royal controlla con la suola. Leao al 90esimo segna di testa e il Milan fa l'1-0. E con questo gol finisce anche la partita. Il Milan vince 1-0. E con questa vittoria al Franchi, il Milan è ufficialmente il nuovo Re della Collina. Attenzione però, perché in questa ruota ci sono squadre fortissime e la prossima partita è proprio... no, come non detto, è contro il Lecce. Rafia, l'alza per Banda. Lecce che inizia questa partita avanti. Banda,
Šustović. Calcia Maignan con una mano. Alvaro Morata. Non è proprio la sua posizione, ma la sa fare comunque bene. Leao l'ha detto per Reinders. Chiama calciare sotto l'incrocio. Milan 1, Lecce 0 con Tijani Reinders. Šustović. Palla per Banda. Emerson Royal non c'è. Mamma mia, difesa del Milan che fa paura. Banda contro Maignan ancora. Maignan due volte. E proprio come la Fiorentina, questa partita finisce 1-0 e il Milan rimane il re della collina. Milan che sta vincendo solamente di corto muso, ma finché vince va bene. La prossima partita è contro il Como. Pulisic, gran recupero. Palla che rimane a Loftus-Cheek. Rafa Leao, palla per Pulisic. Reina in calcio d'angolo. Cutrone, l'alza per Dacuña. Difesa del Milan che fa ancora paura. Ma ancora una volta c'è Maignan. Calcio d'angolo Milan, 88esimo. Partita che è praticamente finita. Chukwueze controlla con la suola. La crossa in mezzo, Pavlovic! Di testa, proprio come contro la Lazio. Fa l'1-0. Mamma mia Pavlovic. Io ve lo dico, questo difensore mi piace tantissimo. E l'arbitro dice che così può bastare. Il Milan vince ancora 1-0. Tre volte di fila 1-0 significa che il prossimo allenatore del Milan sarà Allegri. Ma la prossima partita è complicata, è contro la Roma. Paolo Dybala si gira, supera Tomori. Attenzione, Dybala, Dybala, gran palla per Dovbyk. Miracolo di Maignan. Sta salvando il Milan, letteralmente. Palla filtrante per Dovbyk. Difesa del Milan che è pietosa. Dovbyk, Maignan ancora. Dybala, sotto porta. Fa il tap in vincente. Maignan non ne può nulla. E la Roma passa in vantaggio. Paredes, Paolo Dybala. In qualche modo per Dovbyk. Attenzione, gran palla. Dybala ancora. Paolo Dybala, da che doveva andar via. A che fa doppietta contro il Milan. 2-0 Roma. A momenti arriva la fine della partita e arriva proprio adesso. La Roma vince a San Siro e con questo risultato il Milan deve abbandonare la cima della collina per far spazio alla Roma. Roma che ha iniziato benissimo e la prossima partita la giocherà contro il Napoli. Politano, Napoli avanti, Romelu Lukaku ancora, di tacco per McTominay. McTominay in mezzo per Lobotka. Svilar fa una gran parata, ma forse è più errore di Lobotka. Romelu Lukaku, Lobotka, Napoli avanti. Attenzione, Lukaku! Al 50esimo il Napoli passa in vantaggio con Romelu Lukaku, che è anche ex della partita. El Shaarawy, Paolo Dybala, Dovbyk. Attenzione, gran palla, Pellegrini non può sbagliare. Oliveira gli nasconde la palla e il Napoli si salva ancora. Due minuti di recupero, possesso palla Roma che ha l'ultima chance per andare ai rigori. Buongiorno ferma tutto, il tempo di recupero è finito e così anche la partita. Il Napoli vince 1-0. La squadra allenata ad Antonio Conte diventa il nuovo re della collina e inizia a far paura alle altre squadre. Vince tre partite di fila eliminando Verona, Monza ed Empoli. Questo Napoli è più unito che mai. Questo torneo sta per finire, rimangono sei squadre e il Napoli giocherà contro il Cagliari. Politano ancora, Kvaratskhelia, buongiorno, Zambo Anghissà, prova il destro! Scuffetta ancora in calcio d'angolo. Questa volta il calcio d'angolo lo batte tra Politano, la mette in mezzo su Lukaku e Scuffet questa volta non ne può nulla, segna ancora Romelu Lukaku, 1-0. Rachmani, Zambo Anghissà, tempo di recupero che è praticamente finito. Spinazzola, Kvaratskhelia, Lukaku e il Napoli mette la parola fine a questa partita, 2-0, e vince 5 partite di fila, segna ancora Romelu Lukaku. Nessuno è in grado di fermare questo Napoli. La prossima avversaria è tosta, è la Juventus. McTominay ancora, Kvicha Kvaratskhelia, gran finta, Romelu Lukaku, zona tiro, calcia Di Gregorio ancora. Palla per il georgiano, Kvaratskhelia cerca e trova Lukaku in area. Lukaku! Non è vero, cosa sta parando Di Gregorio? Thuram fa correre Kopminers, in mezzo c'è Dusan Vlahovic, c'è anche Ildiz. Kopminers cerca spazio, supera l'uomo, Dusan Vlahovic! Meret, che parata! E allora ultima azione del primo tempo, calcio d'angolo Juventus. Kopminers la mette per Ildiz, traversa!
Politano spazza e il primo tempo finisce 0-0. Zambo Anghissa per Politano. Davanti a lui c'è Cabal. Politano controlla col corpo. Doppio passo, palla in mezzo per McTominay, che la mette sotto l'incrocio e all'inizio del secondo tempo sblocca la partita. Douglas Luiz, gran palla per Vlahovic. Vlahovic supera Meret all'81esimo, 1-1. Ma che partita! Kalulu l'alza per Vlahovic. Gran palla, Vlahovic davanti a Meret, calcia! Io non ci credo! Negli ultimi 10 minuti la Juventus rimonta contro il Napoli, 2-1, doppietta di Dusan Vlahovic. Sono tutti su, anche Meret. Neres la mette in mezzo, Kvaratskhelia di Gregorio, e con Miners spazza. L'arbitro fischia la fine. Questa è stata una partita stupenda. Vince la Juve. E dopo 5 vittorie di fila, il Napoli è fuori dal torneo e la Juve è il nuovo re della collina. E la prossima partita della Juventus è in casa contro il Bologna. Rimessa laterale Juventus. McKennie va lunga per Douglas Luiz. Colpetto per Combiners. Vlahovic spalla alla porta. Douglas Luiz al 64esimo toglie le ragnatele dall'incrocio e la mette dentro, 1-0. Combiners per Dusan Vlahovic, dietro per Cambiaso. Juventus che dopo il gol ha trovato coraggio. Douglas Luiz, zona tiro, invece no, va per l'assist e il numero 10 della Juventus la mette dentro. Ildiz fa il 2-0, ma l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. La Juve vince 2-0. Siamo agli sgoccioli di questo torneo. La prossima avversaria della Juventus è il Genoa. Vlahovic, Juventus avanti. Gran palla per Ildiz. Attenzione, Combiners! E trova il gol con la maglia della Juve al 4° minuto, 1-0. Messias, palla per Aaron, 41esimo. Aaron tutto solo! E Vitigna al 41esimo pareggia la partita, 1-1. Avanti per Ildiz. Fermato, Thuram intercetta il passaggio. Attenzione, Thuram, gran palla per Vlahovic! E la Juventus torna in vantaggio con Dusan Vlahovic, 2-1. Tempo di recupero che è finito da oltre 30 secondi. McKennie perde palla. Tasto stop, la Juventus vince 2-1. E rimangono due squadre, una è la Lazio, l'altra è l'Atalanta, e contro la Juve giocherà la Dea. Thuram per Fagioli, gran palla per Douglas Luiz. Ildiz segna di nuovo, il numero 10 della Juventus. Ildiz fa l'1-0. Siamo agli sgoccioli, il tempo di recupero è finito e la Juventus vince e vola in finale. E siamo arrivati alla fine. Ultima partita e Juventus-Lazio. Palla per Ildiz. Juventus avanti, già all'8° minuto. Gran cross, Combiners, controlla e calcia. Vlahovic! È probabilmente il gol più facile della sua carriera, ma la palla è dentro. 1-0 Juve. Ciauna trova Guendouzi. Guendouzi, gran palla per Tati Castellanos! E supera Di Gregorio. La Lazio pareggia la partita. 1-1. Cabal attacca dalla fascia sinistra. Ci sono due uomini in mezzo. Patric spazza malissimo e Combiners sotto porta all'86esimo porta in vantaggio la Juventus, 2-1. Ma che errore di Patric. Ultima azione della partita, calcio d'angolo Lazio, rovella Marusic, Di Gregorio salva la Juventus e l'arbitro fischia la fine. La partita finisce 2-1 e la Juventus si proclama ufficialmente re della collina. E se questo video ti è piaciuto, io ti invito a guardare questo qui e iscriviti, così non ti perderai i prossimi video.